Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio della Maullocraft. Io sono Maullo941, signori miei, e oggi siamo in questa nuova puntata. Cosa faremo in questa nuova puntata? Allora, signori miei, avevo pensato di creare il sentiero qui, piccolino piccolino, che va a finire in quella grotta, in quella montagnetta là sotto, e farci il portale del Nether. Però non c'ho voglia, signori miei, non c'ho voglia di andare a costruire così. Abbiamo fatto quattro episodi in cui abbiamo costruito prima il magazzino, poi l'uovo gigante e tutto quanto. Quindi, signori miei, in questo bellissimo episodio seguiamo un po' di mucche, che io poi la carne ce l'ho da qualche parte. Vabbè, in questo video nessuna mucca sta venendo maltrattata, signori miei, non vi preoccupate, nessuna mucca sta venendo maltrattata in questo video. Allora, andiamo un attimino a casa, prepariamo il necessario e dopodiché, signori miei, partiremo all'avventura in quella direzione di là. Vediamo se riusciamo a trovare qualche villaggio, vediamo se riusciamo a trovare le carote, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Mi raccomando, Gino, devi fare la guardia. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante, signori miei. Ok, siamo pronti all'avventura, signori miei. Ho preparato la carne, ho preparato il minimo indispensabile dell'inventario. Salutiamo Gino 2, mi raccomando, Gino 2, fai la guardia a casa che noi torneremo presto, signori miei. Voglio ritrovarti vivo quando torno, va bene, Gino? Ciao, Gino, mi raccomando, Gino. Va bene, signori miei, detto questo, seguiamo il sentiero e andiamo in direzione quella di là, che non so neanche che direzione sia, però andiamo in quella direzione. Di là non ci siamo andati, raga. Le coordinate di casa ce l'abbiamo. Fermi tutti le coordinate di casa, signori miei. Ok, signori miei, coordinate di casa prese, coordinate di casa prese. Seguiamo il sentiero che ci porta alla nostra bellissima farm di polli, al nostro uovo gigante, uovo della gallina d'oro. Dopodiché superiamo la farm di polli, signori miei, standoci lontano, e partiamo in quella direzione. Allora, secondo l'antica leggenda, dritto di là dovrebbe esserci il mare. Quindi, no, no, questa è una pozza d'acqua. Noi comunque una barchetta adesso ce la facciamo, raga. Una barchetta adesso ce la facciamo. Ok, di là sotto vedo già i ghiacciai, signori miei. I ghiacciai, porca miseria, non ci lasciano liberi questi ghiacciai. Siamo circondati dai ghiacci, raga. Siamo circondati dai ghiacci. Allora, ci posso fare nulla io con i ghiacci? No, no. Con gli iceberg non penso di poterci fare qualcosa. Potremmo andare a cercare come si chiama? L'igloo, ma non c'ho voglia, raga. Dobbiamo cercare qualcosa di più consistente. Allora, mettiamo a terra la crafting table. Crafting table, costruiamoci la nostra bellissima barchetta con questo legno, che sicuramente risulterà poco, però va bene. Apri così, recupera la crafting table, barca a mare e partiamo verso nuove spedizioni, signori miei. E chi ci ferma a noi? Partiamo all'avventura. Siamo i nuovi One Piece, i nuovi cappelli di paglia. Allora, qui c'è tutto ghiaccio. No, allora, dobbiamo girare attorno a sta cosa. Dobbiamo girare attorno di qua. Così andiamo proprio in mare aperto. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante, raga. Navigando, navigando. Trovo un isolotto, ma non c'è niente. Continuiamo a navigare. Che qualcosa troveremo tutti insieme. Navigando, navigando. Ah, mi piacerebbe trovare qualsiasi cosa, raga. Noi stiamo a navigare. Basta che non troviamo la fortezza, perché guarda, la fortezza è proprio l'ultima cosa che voglio trovare. Mi piacerebbe trovare anche una barca, un galeone, una barca sommersa, un qualcosa di carino. Dai, dai, fammi trovare qualcosa, dai, dai. Ecco, tipo quello di lì, quello di lì. Quello lì non è un galeone sommerso, raga? Non è un galeone sommerso questo che ci sta qua, ci stiamo passando sopra? Perché mi è uscito questo accento così molto brutto? In teoria dovrebbe esserci un galeone qua sotto, può essere? Proviamo, scendiamo, scendiamo, raga. Eccolo! Sì, signori miei, c'è il galeone, c'è il galeone. Bella così, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Ovviamente forse voi non vedete nulla, però piano piano ci avvicineremo. E andremo alle... Sì, siamo sul galeone, siamo sul galeone. Ah, dai, una cosa l'abbiamo fatta a meno in questo video. Via, 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 all'esplorazione del galeone, raga. Eccolo, raga, il nostro galeone. Però già mi stanno a finire le bollicine. Dobbiamo tornare su, ragazzi. Dobbiamo tornare su, prendere bene aria e lanciarci giù in spedizione. Lanciarci giù in spedizione. Pronti, partenza, via. Ah, se non sbaglio, poi dentro dovrebbero esserci. Apri, apri, apri. Fammi passare, fammi passare. Dovrebbero esserci poi le porte. Eccole qua, per respirare. Ok,
Stiamo a respirare. Vediamo nella prima casa cosa c'è. La mappa del tesoro, bella così. Dei libri che sinceramente non mi servono, va bene. Una mappa vuota, va bene. Ci potremmo fare casa nostra con questa mappa vuota. E la prima cassa l'abbiamo trovata. Troviamo la seconda cassa, raga. Mangiamo qualcosa prima che moriamo male. E questa è l'ultima cosa che vogliamo, signori miei. Subito, veloce, così drastico. Ok. Via, 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 via. Qua dietro dovrebbe esserci un'altra cassa. Eccola qui, la nostra altra cassa. Patate carote, signori miei. Abbiamo le carote, abbiamo le carote, abbiamo anche delle zucche che non so cosa mi possono servire. Una giubba. Torniamo dove c'è. Abbiamo le carote, signori miei. Dai, 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 dai. Ok, calma, calma, calma. No, calma. Ora dobbiamo trovare l'ultima cassa. L'ultima cassa che in teoria sarà qua sotto. Può essere? Dai, 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 dai. No, 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 di qua finisce la barca. E allora dov'è? Dobbiamo trovare l'ultima cassa, raga. Dobbiamo trovare l'ultima cassa. Dobbiamo trovare l'ultima cassa. Sali, sali, sali. Sali, 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 sali. L'ultima cassa è qua, l'ultima cassa è qua, raga. Dal capitano. Tu, tu, pum, 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 pum,
mamma mia, quanta roba. Stavamo a morire. Torce. Non mi interessa. Non riusciamo a recuperare. Dai, metti, sto a perdere tutte le torce. No, ok, bug delle torce che riesce. Mangiamo una costoletta di maiale. Bella così, recuperiamo tutto. Che vabbè, non è moltissimo, però ci sono gli smeraldi, c'è del ferro, recupera. Va bene così, della pizzazzoli, bella così, ok, lascia questo qua. Nuovamente bug delle torce, dai, recuperiamo aria. Dai. E io direi, ragazzoli, che possiamo tornare in superficie. Il tesoro lo cercheremo un'altra volta, signori miei. Nel prossimo video. Riesci a uscire, zio? Devi uscire. Perché non riusciamo a uscire? Devo morire qua dentro. Non c'ho proprio voglia, guarda. Non c'ho minimamente voglia di morire qua dentro. Ma proprio. Dai. Sali. Così. Bello, zio. Dove sta la barca? Dov'è la mia barca? Ah, là sotto, ok. Mamma, per un attimo ho detto dove cazzo è la mia barca? Dov'è la barca? Aspettate che mi sono un attimo perso. Andiamo. Ok, allora, fermi tutti. No, retromarcia. Dobbiamo evitare i droned, che non sono proprio ben accetti. Riesci a fare una manovra tipo Fast and Furious? Bella così. Ok, allontaniamoci un poco dai droned, signori miei. Accelerazione veloce verso qualcosa di libero. Mappa del tesoro. Vediamo dov'è. Non capisco. Dobbiamo andare verso nord. Ma forse stiamo andando dal lato sbagliato. Dobbiamo andare verso nord. No, così ci stiamo allontanando ancora di più. Quindi dobbiamo andare verso tutto da quel lato. Scusatemi, un attimo. Ok. Ah, non cambia una cippa. Pensavo che cambiasse qualcosa. Invece non cambia niente. Ok. E verso dove? Verso di là. Superiamo il droned. Devo capire un attimino se la direzione... Sì, la direzione è questa. Andiamo. Troviamo l'isola del tesoro, signori miei. Dopodiché... ci fermiamo qui. Questo isolotto lì? E questo isolotto di qui, raga? L'ultima volta abbiamo utilizzato la dinamite per trovare il tesoro, raga. Non so chi se lo ricorda in quel video l'ultima volta abbiamo usato la dinamite per trovare la cassa praticamente che era nascosta. Davanti a me ci sono un sacco di mostri. Vedo già dei ragni, dei creeper. Quindi noi passeremo una bellissima notte qui al largo delle coste, praticamente, sperando che non arrivi nessun drone. Detto questo, ragazzuoli, io già lo sento avvicinare. Detto questo, signori miei, è già dietro di me. Cazzarola, è già dietro di me. Mi può fare niente con la barca? No, sono sulla barca e lui non può farmi niente. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Un saluto dal mio personaggio e dal droned che vuole cercare di salire, ma non lo facciamo salire. Non prendiamo clandestino a bordo. Detto questo, ci vediamo domani sempre qui sul canale per i nuovi contenuti portati. Bella raga, ciao!